Buonasera e bentrovati. La seconda edizione del TG6 a Pescara, come da tradizione, si è svolta in piazza Garibaldi la celebrazione della festa della liberazione con omaggio della città al sacrificio dei partigiani. Francesca Romana Testi. Un 25 aprile che si celebra sotto una pioggia incessante e temperature rigide. A Pescara nessuno è voluto mancare all'appuntamento. Presenti le istituzioni, il prefetto Francesco Provolo, il presidente della regione Luciano D'Alfonso, il presidente della provincia Antonio Di Marco, il sindaco Marco Alessandrini, il sindaco di Montesilvano Francesco Maragno e a sorpresa anche il senatore di Forza Italia Antonio Razzi. E ancora l'arcivescovo della diocesi Chieti Pescara, Monsignor Tommaso Valentinetti, il parroco di San Cetteo, la Capitaneria di Porto, le volontarie della Croce Rossa, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Municipale, associazioni combattentistiche e tanti cittadini. La Liberazione d'Italia unisce nel ricordo del sacrificio compiuto dai partigiani quel 25 aprile del 1945 al grido di resistere o perire. Beh, 71 anni da quel 25 aprile del 45 e noi siamo e restiamo un popolo serrato intorno a un monumento che si chiama Ora e Sempre Resistenza. L'ha scritto Calamandrei, uno che la sapeva lunga, un padre della patria, un costituente, e penso che sia una dicitura sempre valida, una resistenza diversa da quella del 45, una resistenza oggi nei confronti di una crisi, di una rabbia sociale, ma noi siamo un grande popolo e abbiamo tutte le energie e le forze per farlo. La storia non va dimenticata, la storia ci aiuta a capire e a comprendere il presente e anche tutti coloro che hanno combattuto, si sono impegnati per un'Italia libera, per un'Italia democratica, è giusto che vengano ricordati in ogni occasione. Questo è un grande messaggio che va inviato ai più giovani, ai ragazzi che come me del resto non hanno conosciuto la guerra, quelle atrocità, però è giusto che sappiano quali sono i vantaggi che oggi abbiamo nel vivere in una società democratica. Cerimonia sotto la neve all'Aquila, dove è stata celebrata la giornata del 25 aprile, tra ricordi e riflessioni. Daniela Rosone. Il celebrato anche all'Aquila. Sotto la neve la cerimonia nella villa comunale con l'omaggio ai caduti della patria e l'alzabandiera. Per il sindaco Cialente un 25 aprile che alla luce di ciò che accade nel mondo oggi assume un significato ancor più importante. Passare 10 minuti a festeggiare la Repubblica e poi pensare che ci stanno altri esseri umani identiche a noi, bambini, donne, uomini, che o sono coinvolti nelle guerre terribili, pensiamo in Siria quello che sta succedendo, oppure stanno conoscendo questo dramma biblico, io direi, di questi uomini e donne che cercano una speranza di vita andando sulle nostre coste. Guardate, noi non ci pensiamo, ma in questo momento questa sofferenza estrema, c'è una risposta fra l'altro dell'Europa, di quei movimenti xenofobi e di estrema destra, e sono gli stessi che 75 anni fa portarono al dolore estremo dell'Europa. Per il prefetto dell'Aquila, Francesco Alecci, si tratta dell'ultimo 25 aprile da prefetto, tra qualche mese infatti per lui la pensione. Da 16 anni ogni 25 aprile un'emozione diversa. Io ho avuto la fortuna per la 16ª volta da prefetto di festeggiare il 25 aprile. È un onore che lo Stato mi ha dato e che oggi completo per l'ultima volta, perché fra 6 mesi sarò collocato in quiescenza. È l'ultimo 25 aprile che vivo da prefetto e ho vissuto, seppur in condizioni così soggettive, così straordinarie, meteorologiche, un forte sentimento di partecipazione, come spero tutti quelli che siano qui presenti, proprio per la delicatezza della vicenda che sta vivendo la nostra nazione e per la difficoltà che abbiamo tutti di trovare sempre ogni giorno una sintesi positiva tra le grandi difficoltà che viviamo. In questo naturalmente noi all'Aquila abbiamo un'attenzione ancora più forte, più viva, una sensibilità più acuta. E anche a Teramo è stato ricordato il 71esimo anniversario della liberazione d'Italia. La provincia di Teramo, così come l'Abruzzo, ha pagato un prezzo altissimo alla resistenza. Alfredo Primante. Vogliamo ricordare questa data soprattutto perché vogliamo trasmettere un messaggio alle nuove generazioni. Dobbiamo dire loro
che l'Italia non è un regalo degli inglesi e degli americani, ma è il risultato di una lotta di popolo. Nella nostra provincia la resistenza ha raggiunto livelli altissimi. Pensate, Bosco Martese rappresentò il primo scontro in campo aperto tra l'esercito nazista e i partigiani. La battaglia fu cruenta, i tedeschi dovettero ripiegare e lasciarono sul campo 50 morti e tanti feriti. Erano giovani di diverso orientamento politico, di diversa fede religiosa, di diversa nazionalità, tutti impegnati nella riconquista della democrazia e della libertà. Resistenza uguale a libertà, ma libertà significa anche libertà di poter lavorare, libertà all'assistenza, libertà a poter girare liberamente senza avere paura, libertà ad andare negli altri paesi. Ha fatto molto l'Italia insieme agli altri paesi europei per avere un'Europa appunto libera. Se non siamo tutti uniti come lo sono stati i nostri avi, forse perderemo quella libertà. La resistenza, diciamo, che va sconfitta è la disaffezione delle giovani generazioni nei confronti delle istituzioni e della politica. È vero che oggi è difficile, lo ricordava il presidente dell'ANPI, che gli scandali sicuramente non aiutano, ma per costruire il proprio futuro i giovani devono maturare una coscienza politica. E c'è un modo in più per scoprire e ricordare il sacrificio di quanti hanno lottato per la liberazione dal nazifascismo, e l'Atlante delle stragi presentato in occasione del 25 aprile, a cui hanno partecipato anche ricercatori abruzzesi. Vediamo. Basta un clic per entrare nella storia e rivivere la tragedia della guerra e le 359 stragi nazifasciste che hanno segnato la resistenza in Abruzzo. È un vero e proprio atlante quello che si trova sul portale straginazifasciste.it, a cui hanno collaborato anche 24 ricercatori abruzzesi, assieme ad un pool di storici di tutta Italia che hanno messo in campo lo strumento che ripercorre la storia della resistenza in Italia. Episodi grandi e piccoli, avvenuti tra il settembre del 1943 e il maggio del 1945, che solo in Abruzzo hanno causato 903 morti. L'Abruzzo è una delle regioni più segnate dall'orrore delle stragi nazifasciste, la seconda del sud Italia dietro la Campania. Il progetto di portata europea è stato finanziato dal Ministero degli Esteri della Germania e promosso dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia e dall'Istituto Nazionale di Storia del Movimento di Liberazione in Italia. Per la nostra regione si va dai casi più eclatanti, l'eccidio di Pietralanzieri, quello di Sant'Agata di Gessopalena o quello di Santa Cecilia a Francavilla, fino agli episodi meno conosciuti ma altrettanto laceranti, come l'eccidio di Quadri, dove morirono 6 persone fucilate sull'orlo di un precipizio. Come ricorda Enzo Fimiani, presidente onorario dell'ANPI di Pescara e componente del comitato scientifico che ha curato l'Atlante delle stragi, questa operazione colma un enorme buco nella memoria italiana ed abruzzese, facendo riemergere dalla storia nomi e persone che con il loro sacrificio hanno contribuito alla conquista della libertà, che è arrivata a noi oggi come un dono prezioso da conservare per le future generazioni. Cambiamo argomento. Come abbiamo visto, neve all'Aquila, tetti imbiancati, ma fortunatamente pochi disagi. Il servizio di Giorgio Alessandri. Fuori programma imbiancato all'Aquila, dove attorno alle 8 il maltempo e la neve hanno stretto in una morsa la città e l'intero hinterland del capoluogo. Certo, le previsioni avevano preconizzato un brusco abbassamento delle temperature, ma la coltre bianca ha sorpreso un po' tutti. Fuori dagli armadi piumini e cappelli, con il ricordo delle giornate estive dei giorni scorsi che sembra ormai sbiadito. Situazione più complessa in quota, con la neve che è scesa abbondantemente sul Gran Sasso e sui paesini della cinta montana, regalando a residenti e turisti arrivati per il ponte del 25 aprile uno spettacolo magico e al tempo stesso surreale. Un leggero strato di neve si è depositato anche sulle autostrade, ma grazie al lavoro dei mezzi spartineve e spargisale non sono stati registrati particolari problemi alla circolazione. Stesso discorso su strade statali e provinciali, dove l'obbligo di gomme termiche è terminato il 15 aprile scorso. Considerata la straordinarietà della situazione, il sindaco Massimo Cialente ha annunciato inoltre dalla sua pagina Facebook che fino al 1 maggio verrà prorogata l'accensione dei riscaldamenti in tutti i plessi scolastici, progetti case e Banca d'Italia.
Parliamo di sanità. L'assessore regionale Silvio Paolucci replica alle polemiche sull'uscita dal commissariamento sollevate dall'ex presidente della regione Gianni Chiodi. L'Abruzzo si trova alla fine di un lungo e difficile percorso, ha detto. Ascoltiamo. La querela adesso è sulle dichiarazioni dell'ex governatore della regione Gianni Chiodi sul caso della sanità e soprattutto sull'uscita dal commissariamento. Che risponde il PD? Finalmente il governo regionale D'Alfonso ha investito molto sulla prevenzione e i risultati ereditati sulla prevenzione erano molto molto bassi, al contrario finalmente abbiamo alcune importanti adempienze, quindi abbiamo fatto passi in avanti giganteschi e da questo punto di vista basta ricordare un dato: in 20 mesi di governo regionale noi abbiamo sbloccato oltre 200 milioni di euro di premialità. Le premialità si ottengono quando le adempienze LEA e gli obiettivi di salute vengono rispettati. Per sbloccarne noi 200 milioni, annualità 2011, 2012, 2013, vuol dire che non erano stati sbloccati prima e gli obiettivi non erano stati raggiunti prima. Questa settimana c'è stato l'incontro a Roma, l'ufficialità dell'uscita dal commissariamento c'è già? Abbiamo concluso il piano 13-15, altre regioni chiedono la proroga di altri 3 anni, abbiamo avuto ulteriori premialità, abbiamo avuto le adempienze LEA 2014, le proiezioni migliorative sul 2015, abbiamo avuto il piano sanitario 16-18 approvato e la rete ospedaliera. Credo che sia un vero e proprio filotto e da questo punto di vista probabilmente residua soltanto l'accorgimento di riallineare il piano economico finanziario, perché ci è stato sostanzialmente detto che con probabilità dal punto di vista precauzionale potrebbe esserci un taglio sul Fondo Sanitario Nazionale. Fatto questo, il Consiglio dei Ministri può deliberare quando vuole. Ed è polemica a Teramo per la decisione dell'amministrazione comunale di assegnare gratis alcuni locali del Parco della Scienza alla Onlus Gran Sasso d'Italia. Si verrebbe così a violare il principio di territorialità nei servizi della protezione civile. Ascoltiamo. In tempi di vacche magre e di rosso fisso nelle casse pubbliche è chiaro che ogni opportunità di avere servizi gratuiti per un ente, in questo caso per il comune di Teramo, è ben accetta. Ma prima di affidare quei servizi ad associazioni di volontariato, bisognerebbe accertarsi del lavoro che queste svolgono realmente sul territorio. È così che si arriva allo strano caso della Gran Sasso d'Italia e dei locali che il comune di Teramo ha messo a disposizione gratuitamente alla Onlus nel Parco della Scienza in cambio di manutenzione. Episodio che sicuramente è da inserire nel capitolo della superficialità da parte dell'amministrazione Brucchi. Sì, perché la Onlus di Mosciano si occupa di protezione civile e non è un mistero, e non di servizi di manutenzione, e approdando nella città di Teramo andrebbe a violare il principio di territorialità, perché nel capoluogo aprutino il servizio di protezione civile è già svolto e da più di 20 anni dalla Cives. Io credo che questo sia un fatto non dico dovuto, ma comunque necessario per il comune, che in questo momento ha difficoltà, tant'è vero che noi per esempio utilizziamo gli LSU per fare le pulizie immobili. Se c'è un'associazione che si propone, e noi non abbiamo fatto altro che accogliere la richiesta di questa associazione. Il presidente della grande Gran Sasso, che con comunicati si è vantato di aprire sul territorio teramano 8, 9, 10 sezioni, di voler coprire l'intero territorio teramano, devo dire che è caduto molto molto in basso. Ci sono le cooperative sociali di lavori socialmente utili, ben vengono queste cooperative e queste associazioni di volontariato. Nel caso specifico sembrerebbe invece che sia una associazione di protezione civile. E secondo il TAR invece il comune di Pescara ha svolto correttamente tutte le formalità e gli iter necessari per procedere al taglio dei pini in via Regina Margherita. Il vice sindaco della città, Enzo Del Vecchio, spiega che l'intenzione è quella di procedere alla messa in sicurezza della strada piantumando nuovi arbusti per sostituire quelli ormai danneggiati. Ascoltiamolo. Si era scatenata una vera e propria battaglia con ambientalisti e alcuni cittadini sul taglio dei pini in centro a Pescara. Il TAR arriva con una dichiarazione di dà ragione al comune di Pescara. A questo punto come si svolge? Perché inizialmente era stata anche interessata la sovrintendenza, c'era stato un sopralluogo ed erano stati fermati anche i lavori. Il TAR ristabilisce un po' la correttezza delle procedure che il comune ha messo in atto, e cioè
che tutto ciò che era propedeutico a quel tipo di attività era stato fatto secondo tutte quelle che erano le regole necessarie. All'esito della sospensione da parte della sovrintendenza si è aperto un dialogo con le associazioni ambientaliste per verificare, per una aggiunta verifica, per constatare lo stato dell'arte di quelle 13 piante rimaste che dovevano essere abbattute su un totale di 240. Questo non vuol dire assolutamente che l'amministrazione comunale è contro quello che è il valore dell'albero rispetto anche a quelle condizioni particolari che Viale dei Pini. Tuteleremo non solo la strada, ma tutti gli alberi che hanno necessità di essere, accompagnati nella loro crescita, ma quelli che hanno una condizione di pregiudizio per la pubblica incolumità, insomma, sostituirli con altri, credo che non si tratti di un crimine. Cambiamo argomento, la mostra del Fiore di Pescara ha reso omaggio alla squadra della città nell'anno del suo 80° compleanno e per farlo è stato realizzato un delfino completamente ricoperto di fiori. Vediamo. La mostra del Fiore di Pescara resiste al maltempo. Nonostante freddo e piogge, i visitatori non hanno mancato l'appuntamento con quella che è ormai l'esposizione più partecipata dai floricoltori e gli artisti della composizione floreale. Un successo che ormai, da molti anni, è per la città un punto fermo. Io credo che chi viene a trovarci qui presso il Marina di Pescara comprende che la qualità è il nostro valore aggiunto. Io mi devo complimentare sia col settore promozione sia con gli organizzatori della Mostra del Fiore di Assoflora, perché hanno fatto qualcosa di molto gradito alla città, e questo sta proprio nei pareri, nei commenti che si sentono andando in giro per la Mostra del Fiore. Quest'anno un omaggio speciale per gli 80 anni, da poco celebrati dalla Pescara Calcio. Al centro del padiglione spicca un delfino completamente realizzato con fiori, che è valso la passerella dei giocatori biancazzurri nelle prime ore del mattino. Un riconoscimento per la città che da sempre sostiene la sua squadra. È evidente che il Pescara è dei pescaresi, che è la squadra di riferimento della regione, quindi deve partecipare alla vita non solo della città ma anche della regione. E così la pagina sportiva, il successo in rimonta sul Brescia nel giorno della celebrazione degli 80 anni della società ha consentito al Pescara di ipotecare l'accesso ai playoff. I biancazzurri restano in scia del Trapani terzo e preparano un altro scontro diretto, quello di sabato prossimo, con la Virtus Entella. Anche la trasferta è stata vietata ai tifosi biancazzurri. Il commento sul momento del Pescara è affidato alle parole del capitano Memusciai ai microfoni di Paolo Renzetti. Ma oggi era una partita particolare, perché già dal riscaldamento si sentiva una partita non come le altre, era una partita diversa, perché era una partita celebrativa, quindi c'era un po' di emozione. Infatti magari si è visto un po' in campo, però tanto merito va anche al Brescia, che il primo tempo non ci ha permesso di giocare, ci aggrediva sempre e ci ha dato pochi spazi. Poi il secondo tempo, forse col cambio di modulo, forse perché siamo entrati diversamente in campo e un po' perché forse sono calati loro, siamo usciti alla grande. Evian, tutti i gol sono importanti, però il gol di oggi è ancora più importante secondo noi, segnato in una partita in cui si festeggiavano gli 80 anni del Pescara. E poi, parlando proprio della sfida col Brescia, aver pareggiato all'inizio del secondo tempo è stato importante. Sì, quello ci ha dato una spinta, perché pareggiarla subito, poi c'eravamo ancora 45 minuti per cercarla di vincere. Sicuramente oggi è un gol importantissimo, forse uno dei più importanti nella mia carriera, quindi e sono molto contento, anche perché, ripeto, era una partita molto speciale oggi e ci tenevamo a fare bene e ci siamo riusciti alla fine. I tifosi vi hanno dato una grande mano come sempre? Sicuramente ce l'hanno data, ce la devono dare la prossima e sempre, perché questa squadra qua merita veramente tanto, l'ha dimostrato tutto il campionato e non a caso si fanno strisce di vittorie, di 7 vittorie, ora 5, quindi veramente questa squadra secondo me merita veramente tantissimo.
E il Chieti non va oltre l'1-1 nel confronto interno con la Recanatese, sfuma dunque l'opportunità per i neroverdi di tornare in corsa per il quinto posto. Non è bastata la zampata del solito Dos Santos, il servizio di Valeriano De Angelis. Insidiosa trasferta per la Recanatese all'Angelini di Chieti, decisa a non mollare il quinto posto, che vuol dire piazzamento nei playoff. Ed il Teatino Mecomonaco, salutato dagli sportivi di casa, crede nella possibilità di portare via l'intera posta. E l'intenzione si concretizza subito, dopo il fischio iniziale del signor De Girolamo. Neroverdi dormienti nel seguire la costruzione offensiva che viene suggerita dall'ex Miani e finalizzata in spaccata da Murano, che eccita le energie vocali della sparuta rappresentanza recanatese, con l'allenatore Marino che non si meraviglia più di tanto per l'ennesima negligenza della sua squadra, che per niente sopraffatta dall'episodio iniziale, senza grossi patemi fa leva sul coraggio e sulla vitalità tecnica, mettendo in difficoltà gli avversari, che concedono a Varone uno spazio centrale per il tiro a rete verso la porta di Verdicchio, che respinge ma non riesce a chiudere lo spazio offensivo a Dos Santos, che sigla la rete del pareggio. La Recanatese, priva di due uomini cardine come Camarrà e Angelilli, fatica a chiudere gli spazi circostanti alla zona della palla, pur affidandosi a prevedibili movimenti offensivi, non sempre supportati dalla lucidità. Al 43esimo, dopo varie pressioni, il Chieti guadagna un calcio di punizione con Fiore, che impatta sulla barriera. Con qualche secondo di anticipo si ritorna negli spogliatoi, dove i rispettivi allenatori non apportano cambiamenti. La ripresa vede ancora il Chieti pronto ad attaccare gli spazi utili per aggredire in profondità, come fa Massimo al 7esimo con un forte tiro di poco al lato. Le prime sostituzioni arrivano, dettate più da risentimenti muscolari che per strategie tattiche. Al 16esimo il nero verde De Rosa per Pietrantonio, al 20esimo il giallorosso Agostinelli per Muraro. Mecomonaco vorrebbe di più in fase di penetrazione, ma il solo ricorso al gioco di profondità non sortisce gli auspicabili effetti di supremazia che gli uomini di Marino registrano sotto il profilo tattico. Al 23esimo Massimo su punizione cerca la via risolutiva. Il pari comprometterebbe la conquista per i play-off, ma tale rimane il punteggio, che si concretizza dopo 3 minuti di recupero. Campionato ormai da archiviare per i teatini, mentre i recanatesi fino alla fine tenderanno le orecchie agli altri risultati per sperare ancora. Nota di sereno folklore sportivo dalla curva Ezio Volpi, che non abdica mai il ruolo di 12esimo in campo. E mastica amaro il San Nicolò per il pareggio casalingo con la Jesina, compromessa la rincorsa al quinto posto, anche se resta accesa una flessibile fiammella. Il servizio sul 2-2 di ieri al Bonolis di Jacopo Forcella. L'arbitro Politi, la pioggia e il solito istinto autolesionistico condannano il San Nicolò ad un pari contro una Jesina che vuol dire addio praticamente definitivo alle possibilità di disputare i playoff. Agnonese e San Benedettese gli ultimi due ostacoli, con una speranza da conservare fino alla fine che il miracolo sportivo, perché questo sarebbe, si compia. Epifani sceglie una difesa inedita con De Santis centrale, ai suoi lati Terrenzio a destra per dare a sinistra in un 3-4-3 in cui Moretti vince il ballottaggio con Chiacchiarelli per ancare Bucchi e Merlonghi. Mozzoni a sinistra, la gara la impatta che è una meraviglia, al quinto chiude il triangolo con Merlonghi e trova sul secondo palo Moretti che non impatta la sfera da ottima posizione. La Jesina si copre quando può, prova a pungere come al decimo con Pierandrei, sinistro debole fuori misura. Il San Nicolò preme al 13esimo, ancora da sinistra, crea le premesse con un vantaggio che però non arriva, perché Merlonghi invece di tirare preferisce servire ancora Moretti, anticipato sul più bello. E così al 26esimo arriva la beffa per i padroni di casa. Trudor in ripartenza coglie di sorpresa la retroguardia biancazzurra, scarica al momento giusto per Cardinali che col sinistro fulmina a calore per il vantaggio dei Leoncelli, che avrebbe
darebbero al 31esimo anche la possibilità del bis se solo Pierandrei calibrasse meglio il lob a tu per tu con Calore. La difesa a tre balla paurosamente, allora Epifani torna allo schieramento a 4 con Terrenzio e De Santis centrali, Pretara a destra e Mozzoni a sinistra. La sveglia al 40esimo prova a suonarla a Merlonghi da piazzato, il destro è potente sì, ma di poco alto sopra la traversa. Merlonghi già, l'uomo in più, quello che si ritrova sul destro al 51esimo il pallone che scaglia l'incrocio dei pali lasciando di sasso Tavoni per il gol che vale la parità proprio ad inizio ripresa. La gara è aperta, Frulla al 56esimo trova la sponda di Pierandrei che libera il sinistro sotto misura di Carnevali di poco alto. Nemmeno il tempo di ripensare al pericolo scampato che il San Nicolò va vicino al sorpasso con un'azione insistita conclusa da Petronio col sinistro centrale ribattuto da Tavoni. Si diceva dell'uomo in più. Chi ce lo ha sa che spesso e volentieri, anche se non giochi una gara memorabile, puoi affidarti a lui per risolverla. E così accade al 63esimo, dalla stessa mattonella e con lo stesso piede, lo stesso giocatore, Mario Merlonghi, punisce ancora la Jesina con la sfera che bacia il palo e si infila alle spalle di Tavoni per il sorpasso di casa. Ma il San Nicolò quest'anno è bravissimo a distruggere in un attimo quanto costruisce con fatica. All'82esimo infatti il missile di Trudo è potente, ma non sembra imparabile. Calore è leggermente in ritardo e il pari si materializza quando in pochi se lo aspettavano. Ma le emozioni non sono finite qua. Epifani butta nella mischia De Gidio, che al 41esimo è solo contro Tavoni. Serve Merlonghi, che appoggia in rete il pallone del 3-2, ma non ha fatto i conti con Gianluca Perna, che valuta la posizione del numero 11 come irregolare. Altro episodio da Moviola all'87esimo, Calcina ferma con le mani l'inserimento di Bucchi, per Politi però appena fuori dall'area di rigore. La staffilata da piazzato di un altro neoentrato, Chiacchiarelli, centra la parte superiore della traversa. Dall'altra parte Frulla, sempre da punizione, trova la risposta, stavolta puntuale, di Calore con i piedi, prima dell'ultimo tentativo fuori di Merlonghi, che chiude una gara tanto scoppiettante quanto ricca di polemiche per la delegazione di Politi di Lecce. E ora, per i playoff al San Nicolò, servirebbe un miracolo. Ed ora il calcio a 5, il Pescara sciupa un vantaggio di 2 gol e viene battuto ai rigori dai portoghesi del Benfica, chiudendo così al quarto posto la Final Four di UEFA Futsal Cup disputatasi in Spagna a Guadalajara. Il servizio di Andrea Costantini. Il Pescara chiude al quarto posto la Final Four di UEFA Futsal Cup, che per la cronaca è stata vinta dai russi dell'Ugra Jagorsk a spese dei padroni di casa dell'Inter Movistar. La squadra di Fulvio Colini ha mancato una ghiotta opportunità di fare sua almeno la finale di consolazione coi portoghesi del Benfica. Recriminazioni non mancano perché i biancazzurri sono andati in gol a fine primo tempo con Canal su schema d'angolo e nei primi secondi della ripresa con il guizzo di Borruto, ed erano a quel punto in pieno controllo del match finché un inopinato errore di Grello non spiana la strada alla rete del 2-1 di Re. Portoghesi col portiere di movimento, leggero a porta vuota, fallisce il 3-1 e proprio il portiere di movimento Bruno Coelho, a poco più di 70 secondi dalla fine, trova la parità. Ai rigori gli errori di Ercolessi e Nicologi condannano il Pescara alla sconfitta. Nel dopopartita il consuntivo del presidente Danilo Iannascoli. Il gruppo in questo momento ha dei problemi fisici, ha dei problemi all'interno e sta subendo tutto quello che in quest'anno ha dovuto soffrire, perché comunque abbiamo giocato tutte le competizioni, alcuni giocatori sono cotti, però sai, arrivavi a questa manifestazione stupenda, perché comunque è stata un'esperienza bellissima per tutti, per chi ci ha seguito, per il sindaco e l'assessore che sono stati qui con noi, per la città di Pescara. Penso che comunque abbiamo fatto una bella figura ed era la cosa più importante questa. Poi noi lo sappiamo che la prima volta la finale della Scudetto l'abbiamo persa, la finale della Coppa Italia l'abbiamo persa, la finale della Supercoppa l'abbiamo persa, adesso abbiamo perso la Coppa dei Campioni, però le altre tre siamo riusciti a vincere. Speriamo che possiamo tornare a giocarci questa coppa il più presto possibile. Ed ora un messaggio in vista delle elezioni del 5 giugno. La Mediaset SRL, titolare della impresa di radiodiffusione televisiva in ambito locale denominata TV6, informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali fissate per il giorno 5 giugno 2016. A tal fine informa altresì che presso la propria sede, ubicata a Silvi, strada statale Nord 26, numero di telefono 03
385-93-0020 e depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente le condizioni temporali di prenotazione degli spazi per i suddetti messaggi politici autogestiti o a pagamento, con l'indicazione del termine ultimo entro il quale tali spazi possono essere prenotati, le modalità di prenotazione dei suddetti spazi, le tariffe per l'accesso ai suddetti spazi quali autonomamente determinate dalla Mediasix SRL, ogni ulteriore circostanza o elemento tecnico rilevante per la fruizione dei suddetti spazi. Termina così la nostra seconda edizione, l'appuntamento con l'informazione torna questa sera alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.